No, amici di Procemi ancora, voi non sapete dove sto oggi, sono a Prato Nevoso e voi direte non sta a Prato Nevoso, giustamente sta sulle Alpi, ma le Alpi sono lunghe, sono tante, si sviluppano da est a ovest, allora sto nelle Alpi in provincia di Cuneo, Piemonte, più di così ragazzi non vi posso dire, se avete qualche dubbio andate e googlate, insomma vi vedete dove sto, non sto da solo perché con me c'è Francesca. Wow. Ti piace la neve? Mi piace la neve mica, però io vorrei andare al mare. Ok, al mare te lo tieni, al mare se beve il mojito, qui se beviamo altre cose, va bene? Comunque ragazzi dobbiamo andare con ordine perché intanto voglio farvi vedere la location pazzesca dove stiamo. Lo fa alzare il drone? E fa alzare sto drone, visto che ce l'avevo. Drone! Prima cosa ragazzi, focalizziamoci sul dispositivo di cottura che stanno utilizzando. Quell'enorme braciere costruito a mano. Da quanto mi dicono è uno dei bracieri più grandi d'Europa, non c'è una speciale classifica su questo, devo dire la verità, probabilmente in qualche parte del mondo ci sarà un braciere più grosso, però adesso lo andiamo a vedere da vicino, ragazzi hanno realizzato davvero una cosa strepitosa. Adesso però ragazzi ci facciamo una bella chiacchierata veloce e sintetica con l'organizzatore dell'evento e ci dice come gli è venuto in mente De Grià a 2000 metri, bistecconi che sono la fine del mondo. Ragazzi, se oggi tutta questa grande manifestazione è stata messa in piedi è merito di due persone, Christian e Mario, eccoli qua. Christian e Mario già organizzano ogni anno nel tuo ristorante Rifugio La Pavoncella a Camerana, provincia di Cuneo, una manifestazione dei Golden Stick dove tu metti a confronto i migliori grigliatori italiani, certo, giusto? Ma non ti bastava, hai pensato di alzare il livello, alzare l'asticella, alzare l'altitudine, che te sei inventato? Abbiamo inventato la griglia, penso, circolare, non so se più grande d'Europa, più grande del mondo, mettila come vuoi, comunque 3 metri di diametro. A quel punto ho preso in mano il telefono, abbiamo preso in mano, Mario gli ha detto chiama tutti quelli che conosciamo, quelli che hanno partecipato prima, nella prima edizione, nella seconda edizione, abbiamo fatto un gruppo di amici e siamo venuti qua. Sì. Oggi tu hai fatto tutto, diciamo, hai organizzato questo evento qui a 2000 metri per lanciare la terza edizione della tua competizione legata alle bistecche. Ma assolutamente sì, The Golden Stick sta diventando veramente grande, veramente importante e non ci stavamo più, ci siamo spostati a Prato Nevoso, questa fantastica location ci ha accolto a braccia aperte, ora abbiamo fatto questa winter preview, quindi la presentazione della terza edizione del campionato che verrà fatta a settembre, quindi seguiteci perché a settembre ci sarà un evento che oggi a confronto praticamente come facessimo non l'antipasto, l'aperitivo dell'evento. Mario, quindi confermi tutto giusto? Confermo tutto. Qualora ci fosse un grigliatore, una stecca su una macelleria che vuole partecipare a questo evento, che deve fare? Ci contattano su Instagram, noi gli rispondiamo, andiamo a trovarli di persona, visitiamo la loro realtà, andiamo quindi a mangiarci una bistecca, quindi il loro impegno sarà quello di offrirci quindi una bistecca. Fate pure un quality check. Certo, assolutamente un quality check, perché comunque a The Golden Stick ci sono i migliori grigliatori d'Italia. Mario, io ho visto una cosa, gli sciatori scendono da Asia e giù via praticamente, se fanno 5 metri di pista, se ritorgono gli sci, perché che gli avete proposto oggi, che gli è allora, stata data? Oggi proponiamo una western olandese, poi vacca vecchia piemontese, praticamente facciamo un conetto, sì, dove la gente, tipo un finger food diciamo, sì, con lo stuzzicadenti, prendono dal conetto e se lo mangiano in piedi. Ma mi presenti quei due? Questi qua? Sì, loro due proprio. Quella a destra è Andrea La Ganga, macellaio. Quella a sinistra è Luca Terni, macellaio. Sono toscani tutti e due, sono maremmani tutti e due. Allora, ascolta, sì, io ho un sogno, no? Di passare una giornata con un macellaio. Ok. Che mi faresti fare? Ti faccio vedere il mare. Il mare? Ti porto a fare un giro a cavallo, sì, perché noi abbiamo un bellissimo mare. Ti faccio fare un barbecue sulla spiaggia. Ma mi fai pure beve? Quello ci pensi te, penso. Io ci penso? Assolutamente sì. Bocciato. Noi da dove siamo noi ci sa il mare, la montagna passando per sì, la ma collina. Ma tu che mi faresti fa a me un giorno con te? Che non faresti te lo dico perché i sogni sono desideri e ti stanno, come si dice a Roma, perculando. Sì, allora sì, facciamo sì, così ragazzi, in attesa dei capisti vi venimo a trovare in mare, ma no, cucinateci ognuno di voi una bistecca, perfetto, per me e per Francesca, vediamo chi è meglio. Perfetto. Ok. Dai. Senti,
Michele, io posso andare un po' in poi con vai, vai, devi. Senti un po'. Madonna, ma come l'hai poggiata sull'osso? Amore, l'ho poggiata con l'ossa. Io parto sempre in piedi, tesoro. Poi sdraio. Una cafonata. Non hanno detto che tu sei uno figo, uno famoso, no? Quindi tu avrai cotto le carni, cioè, per la gente, quella famosa. Per chi l'hai cotta la carne? Quella più figa. Ho fatto figa. Il compleanno di Chiara Ferragni. Lo sai perché questo intercetta i VIP? Perché questo ha la gran fortuna di avere la macelleria a Capalbio. Quindi che fanno i romani, la Roma bene? Pia Laurelia. Arriva su, e ci va dentro. Si fermano prima a Cavalbio, poi a Grosseto da questo non ci arrivano, capito? Amore. Perché lui quindi è considerato capito, un po' il fratello minore, lo sfigato, ma in realtà secondo me non lo è. Guarda qua, fa parte della nazionale macellaia italiana. Cioè questo è un macellaio con due palle così, ma non devi guardare le mani, devi guardare le braccia. Quindi forse è meglio questo, meno concorrenza. Senti, ma te invece come la cuoci questa? A parte che la tua è più grossa. Allora, secondo me non c'è una regola, io vo a sensazione in base al cliente. Ah, cioè amore. Io vedendo te mi sono immaginato questo taglio qua. Cioè tu mi senti così, sì, ma vedi che carino che sei. Lui è stato generoso, nonostante la carne noi non la paghiamo, la carne non l'hanno messa loro, lui ci ha fatto un bisteccone dei quattro dita, quell'altro, Fregnone, chi VIP, Chiara Ferragni. Ci ha fatto la bistecchina così. Vabbè, poi vedremo però al lato pratico, insomma. Vabbè, va bene, ok, ti lascio. Senti, ma secondo te c'ho qualche speranza di arrivare a sti livelli tuoi? Falla crescere. Lasciala andare, libera. Qual è la tecnica? Niente la mette. La posso toccare? La posso toccare? Francesca, vieni, faccio toccare una cosa. Madonna, ma usa il balsamo. Oddio mio. Senti, ma tu chi saresti? Barba Barbecue. Barba Barbecue. Madonna, ragazzi, pure il barba barbecue che abbiamo beccato quassù. Adesso deve essere mitologico. Metà barba, metà barbecue, grazie. Ciao. Ruschio, sta montagna mi sta a piacere. Sta a piacere. Mi sta a piacere la montagna, sì. Andiamo da quei due, va, dai. Ma come me l'hai cotta? Te l'ho cotta al sangue come si cuoce una bistecca. E poi come me la tagli? Come la tagli? Allora, te lo ricordi il film Ghost? Vieni qua davanti. No, devo intervenire. Devi intervenire. Francesca, ma questo intervenire. E questo ci sta a provare. Lo ricordi Costa? No, non me lo ricordo. Di che ti è piaciuto, Francesca? Mi è piaciuto, a me si fir... Secondo me è no. Madonna, quanto è grossa la tua O. Proprio grossa. Sì. Tu sei, fai parte della nazionale. Sì. Cioè, quindi sei uno importante. No, importante no. Ce l'ho nel sangue la carne. Me lo sento proprio nel sangue. Senti, ma non è che così sei fredda? No, anzi, noi dobbiamo dargli quei minuti di relax. Come a tutto. Tutto. Partiamo dall'alto e poi scendiamo. Questo mi piace tanto, questo qua mi piace, sì. Madonna santa. Sì, questo è il colore vero della passione. Della passione, madonna, la passione. Guarda. Dio. Croccante. Fuori. Ma me la fa assaggiare? Ma quanto è tenero lui? Così. Un pochino di pezzettino, polvere. Dai, un pezzettino. E vai. Posso essere geloso? A me tutte ste frufru non me lo fanno mai. Guarda te, se a me ste frufru non le fanno mai. No, ragazzi, mettetela nel cartoccio come state facendo per tutti gli sciatori. La ganga Terni, questo è quel puraccio che sta a Grosseto. Il tenero. Questo è esatto, questo invece è quello che si spara alle pose perché ha dato la magnola a Ferragni. Assaggiamo. Mortacci quanto è buono. Divisione in sillabe, come elementari. Mortacci quanto è buona. Buona. Assaggiamo quello di Grosseto, va. Buona pure questa. Non ha vinto nessuno, tocca a là. Quindi sostanziale parità. Secondo me dovremmo vederli nel loro habitat naturale che riescono a fare. Però in simpatia vince. No, quell'altro. Dici? Sì. Vabbè, dai. Ciao amici di Bracimi Ancora, breve interruzione per dirvi che è uscita la nostra guida Steakhouse e Macellerie d'Italia, 400 indirizzi utili dalle Alpi alla Sicilia, ci sono tutte le province. La trovate su Amazon, basta digitare il titolo della guida o al limite il mio nome e il cognome, oppure vi lascio il link in descrizione. 13,50€, 350 pagine, così sapete dove andare a mangiare carne di serie A. Ciao, tu chi sei? Ciao, Serena. Serena, che fai di mestiere? La macellaia. Oddio mio, esistete quindi? Sì. Ci sono macellaie donne. Sì. La grigliata maschia, quella arrogante, già me l'hanno fatta. Tu che mi prepareresti di soft, di femminile?
ma una bella tartarina. Una tartara, aggiudicato? Aggiudicato. Però non me la fai da sola, perché ti volevo presentare un'altra ragazza che sta grigliando. Lei invece è Alessandra, fa la chef a Monte Rotondo, è comparsa in un sacco di video di Bracemi Ancora. Ti andrebbe di sfidarla a fare una tartare per me e per Francesca? Me la fate una tartarina? Tanto la carne non manca, no? No, basta. Che vuoi te? Ma queste 3 ore qua. Ma stava a pasturare, stava, arrivederci. Vabbè, ok, sfida con la tartare tra le due uniche donne che sono venute qui a Prato Nevoso alla The Golden Stick. Ciao Alessandra. Ciao Michele. Sarà solo la 47esima volta che tu compari su Bracciami Ancora. Sì, sicuramente. Oramai te la senti calda. Senti, questa di Grosseto, se vince alla fine, perché è toscana, poi dice ho battuto quella di Roma, bla bla bla. Senti, no, te. Ma questo è un confronto amichevole, giusto, sì, Sere? Sì. Per voi amichevole, per me certo. No, è amichevole? No, assolutamente no. Sangue, botte. Questa sfida deve essere così cattiva e volgare che YouTube ci deve bannare. C'è da dire, Francesca, che la tartare non era prevista in menù, quindi non ci sono forchettine, ci sono solo gli stuzzicadentoni. Ma io sono brava, eh? Quindi, zaghete, io dal cinese non ci vado, dal giapponese nemmeno, che non bazzico tanto. Guarda che classe, hanno preso le mannaie, lei la mannaiona, lei la mannaietta. Madonna. Vabbè, io malgrego. Buona, la voglia, mangio. Madonna, che buona. Senti, Alessandra, ma tu sei sempre sposata? Certo. Tuo marito è sempre quello là? Sempre lui. Che coglione, che dov'hai? C'è sta sempre questo, però. Non massaggia questa qua. Dici, basta. Dice, una battaglia persa. Basta. Madonna, vedi, ha fatto... Lei l'ha fatto una grana più fina, invece la maremmana... La maremmana è più... La maremmana... Faccio sentire? Questa si ciancica di più. Questa c'ha a che fa chi butteri, chi i cinghiali e te fa la grana grossa. Questa c'ha a che fa con i cittadini e te fa la cosetta più raffinata. Concedetemi 15 secondi di serietà, se due meritano un applauso da tutta Italia, perché si fanno un mazzo tanto e lavorano in un mondo maschio-centrico, giusto? Abbastanza. Credo che è la prima volta in vita mia che tu sei d'accordo con me. Sì, Michele. Lo vedi? Ragazzi, conclusioni finali di questo video. 1. Mi sono divertito da morire. 2. Dovrebbero fare un monumento a gente come Christian che organizza queste manifestazioni perché divulga il piacere e la cultura della carne, la brace, delle bistecche con l'osso. 3. Ho conosciuto Prato Nevoso che non conoscevo, bellissima località. Se vi piace la montagna, ragazzi, ci dovete venire di corsa. Un appello a tutte le macellerie, a tutti i ristoranti, a chi vuole partecipare alla Golden Stack di contattare Christian e iscriversi per la manifestazione che ci sarà a settembre 2022. Me sono perso Francesca, ma quella sarà andata sicuramente a rifugio a bere. Non ho più nulla da dirvi, abbiamo beccato anche Cassano. Insomma, ragazzi, giornata strepitosa, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao! Antonio Cassano. No, poi vincenti. Che ammazziamo qualcuno? Manda Antonio il numero uno, eh! Non ce n'è! Abbiamo buttato il pezzo! Entra in tele, Cassano! È diventato vegetariano, lo sapete? Solo zucchine, zucchine! Ragazzi, fatemi mangiare bene, però! Grazie, vai! Ciao, ciao ragazzi! Grazie a tutti!